Buongiorno a tutti, eccoci alla rassegna stampa di lunedì 3 maggio. Rimanga nella storia del nostro paese, letta dai giornali di questo ultimo anno, il fatto è che è la terza volta nel giro di poco tempo che arriva qualcosa che riesce a far regredire il tema della pandemia. Abbiamo visto che era stata la Superlega nella prima occasione, ormai già cancellata qualche settimana fa. Poi sono arrivati gli arresti degli ex terroristi, peraltro non tutti ex terroristi, in Francia la scorsa settimana. Ed oggi, a far regredire i temi della pandemia, i vaccini, i record sui vaccini e via dicendo, è la vicenda Fedez, concerto del 1º maggio, la RAI, insomma basta vedere i titoli dei giornali. Il caso Fedez agita i partiti, RAI sotto accusa. Questa è Repubblica, scusate, questa è Corriere della Sera. La Repubblica, ciclone Fedez sulla RAI. La Stampa, Fedez, questa RAI è vergognosa. E poi il giornale, sinistra in mala Fedez. Il Tempo, Conte si iscrive a Forza Fedez, mentre invece Libero, diamogliene atto, apre sul marasma giustizia, che pure dovrebbe essere una notizia e dovrebbe fare, diciamo, un tantino più rumore di quanto non facciano queste cose, ma basta che poi andiamo sugli altri giornali e vedremo che ci sono anche altre notizie che occupano le prime pagine dei giornali. Quindi, insomma, questo è il tema principale. Poi ci sarà ancora qualcosa che riguarda la pandemia e i vaccini. Dovrei avere più spazio questa mattina invece alle questioni di merito, con tra l'altro anche interviste interessanti, perché ci sono due pagine di interviste del Messaggero a Gentiloni sull'Italia che cresce, ma allo stesso tempo ci sono due pagine di intervista della Stampa con Sassoli a proposito dei rapporti con la Russia e delle accuse di Putin. E poi però, diciamo, trova spazio, ancorché ancora principalmente sui giornali del centrodestra, ma oggi sicuramente varchi si aprono anche sui maggiori quotidiani, penso a Corriere della Sera, Stampa e Repubblica, sul tema della presunta loggia Ungheria. Ci saranno anche commenti su questo. Ma a questo punto partirei subito col caso Fedez, perché ci stanno tante cose da dire. Tra l'altro c'è anche un colloquio con Fedez della Stampa, se non erro, ma vedremo. Comunque andiamo nelle pagine interne. Così in Rai sulle parole di Fedez, PD e Movimento 5 Stelle, caos in Rai sulle parole di Fedez, PD e Movimento 5 Stelle attaccano i vertici, scrive Paola Di Caro a pagina 2. Il cantante difende il disegno di legge Zan e rivela censurato, ecco la telefonata. La replica di Salini, che è l'amministratore delegato della Rai, è falso. Poi c'è Renato Franco che mette in evidenza i personaggi di Ferragni e Fedez, lui il più duro, lei la stratega, il regno social dei Ferragnez, belli, ricchi e quasi impegnati, le critiche dei nemici, comunista con Rolex, e vabbè, questa l'abbiamo sentita già tante volte. Oh, Antonella Baccaro e Monica Guerzoni firmano un retroscena a pagina 3, che dice la sfida di Letta agli alleati, fuori i parlamentari dal CDA della TV pubblica, la mossa in attesa dei nomi dei candidati per Viale Mazzini. E questa è la proposta che farebbe Letta. Poi c'è un'intervista, e peraltro è intervistato anche su altri giornali, sul Tempo, per esempio Stellari, che è intervistato da Cesare Zapperi o Zapperi, se volete, sul Corriere della Sera in taglio basso di pagina 3. Mi accusa ma non conosce i fatti, è la sinistra che ha perso tempo. Dice Ostellari, bene il dibattito, le offese invece non servono. Questo è quello che ci dice il Corriere della Sera, che poi dedica anche la pagina 6. In questo caso, però, parlando degli umori di Salvini. Salvini abbassa i toni, parliamo. I timori per l'umore dei social, l'invito al cantante dopo le polemiche con la Lega, anche la D'Urso in TV lo incalza. Le frasi citate da Fedez di esponenti leghisti sono disgustose. Bene inasprire le pene, ma le adozioni omosessuali non sono all'ordine del giorno, così la mette Salvini nell'articolo di Marco Cremoresi. Poi Alessandra Rachi nel taglio basso ci parla nello specifico della legge Zan. Omofobia perché la legge non piace al centrodestra, i diritti dividono gli alleati. Anche su Jussoli, fine vita e cannabis si annunciano liti. Tra
Tra l'altro sulla cannabis vi segnalo un articolo oggi di Luigi Manconi sulla legalizzazione a pagina 23 della Stampa, perché non c'è dubbio che questo è uno dei temi. Poi vedremo anche, ci sono dei commenti che citano anche questi altri temi. La legge sugli stranieri, ci dice il Corriere della Sera con l'Araki, è ferma da 6 anni, ora Letta l'ha rilanciata, l'alt di Forza Italia e Lega. Insomma, questo è il modo attraverso il quale vede le cose il Corriere della Sera. Se passiamo alla Repubblica, vi ho già detto il titolo di apertura, ciclone Fedez, ma poi a pagina 2 Giovanna Vitale, omofobia, bufera Fedez, la RAI voleva censurare le mie frasi anti-Lega. Il rapper al concertone difende la legge Zan e attacca. L'azienda nega bavagli ma si scusa. Lui pubblica l'audio del colloquio. PD e Movimento 5 Stelle invocano dimissioni. È già corsa al nuovo CDA. E poi qui utilmente Filippo Ceccarelli, perché anche questa non è una novità obiettivamente, quella di diciamo delle polemiche per i concerti nel 1° maggio, ma più in generale per i comici o per gli artisti che in qualche modo parlano di politica in TV. E allora, dalle Kessler a Pasolini, così la politica ha cresciuto la TV a pane e censura. L'azienda da sempre terra di conquista, dove chi vince fa quello che vuole. Questo è il titolo dell'articolo di Filippo Ceccarelli, e che tra l'altro dice: c'è sempre troppa ipocrisia sulla censura in Rai, per cui anche a costo di sembrare brutali ma senza tema di smentite, si può dimostrare come nel corso del tempo l'azienda del servizio pubblico sia stata considerata terra di conquista. Ne consegue che il conquistatore di turno grosso modo fa quello che gli pare e quindi taglia, cuce, stravolge, sospende, insabbia, annulla e tante altre cosette a seconda delle convenienze politiche, per così dire. E di nuovo non è per fare il Pierino, ma detto questo è detto tutto, anche se Viale Mazzini devono negarlo, perciò ieri è toccato a Salini, eccetera eccetera. Oh, poi c'è una intervista al presidente della Camera Fico, il quale dice basta lottizzazioni, anche i 5 Stelle hanno sbagliato, sui diritti serve uno scatto. Dice: le prese di posizione di queste ore sono inutili se la cultura della spartizione non viene superata dentro e fuori la RAI, nelle stanze dei partiti come quella dei TG. Tutti dicono di voler liberare l'azienda dalla politica, allora facciamolo. Ora ci sono le nomine per il prossimo CDA. Scegliamo persone autonome e competenti. Ora pare che Fico sia caduto dal pero, scusatemi, diciamo la battuta, ma i presidenti delle Camere non hanno nessun tipo di influenza sulla nomina dei consigli di amministrazione e dei vertici della RAI. E aggiungo, il partito di riferimento non ha nessuna responsabilità nella nomina degli attuali di riferimento di Fico, nella nomina degli attuali vertici della RAI, e veramente ancora di più. E adesso ci scandalizziamo per l'ipotetica censura che non si è verificata nei confronti di Fedez, che, come ricorda benissimo Ceccarelli, purtroppo è nella storia della RAI gestita dai partiti. Ma lo scandalo della lottizzazione e dell'annientamento di intere forze politiche nella censura di intere forze politiche in RAI, qualcuno se ne vuole occupare oltre il nostro mitico Ansaldi, che ogni tanto tenta di far vedere come di fatto, salvo alcuni partiti, tutti gli altri vengono oscurati? Conte, che si schiera a difesa di Fedez contro la censura, ha qualcosa da dire su come il governo ha occupato militarmente le televisioni e la RAI in modo particolare, magari attraverso sistemi come le sue conferenze stampa convocate alle 9, alle 10 di sera? Ma di che cosa stiamo parlando? Altro che ipocrisia. Certo che è ovvio che c'è stato un tentativo di censura e fa benissimo Fedez a denunciarlo, ma qualcuno vuole tirare fuori la voce per dire che questa RAI è la quintessenza della censura, e non solo nei confronti degli artisti scomodi che parlano di alcune cose, ma più in generale delle formazioni politiche scomode, di quelle che non fanno parte di un autentico regime? No, perché sennò adesso anche basta. Ma insomma, francamente, sentire Fico che dice ora che usciamo, ma abbi pazienza, ma stai lì da 4 anni, vabbè. Il grande partito del Movimento 5 Stelle, vabbè, e con cui bisogna fare l'accordo strutturale, peraltro. Va bene, pagina 5 della Repubblica, il mistero del testo della Lega e il rapper della Nella Notte chiamò il segretario della CGIL. Questo è quello che ci dice Ernesto Assante sulla Repubblica. Andiamo velocemente, perché tanto poi i racconti sono tendenzialmente sempre gli stessi.
Andiamo sulla stampa, perché? Perché la stampa, pagina 4, ci dice Fedez è un caso, bufera sulla RAI, ma la D. Salini dice nessuna censura, da Letta a Conte però la TV pubblica chiarisca, Salvini un dibattito tutto interno alla sinistra, poi ci sta nel taglio basso il retroscena di Raffaella Siripo, Emma Vasco, Lodo Guenzi, non diteci più, pensa a cantare, l'abbraccio dei colleghi, il palco serve per trasmettere dei messaggi, e poi però se volete c'è un colloquio di Luca Dondoni proprio con il rapper, meno male che ho registrato tutto, non c'è alcun limite alla vergogna, e dice ho dormito poco o niente ma ho visto che c'è chi mi ha attaccato su tutto, e ancora dice sono devastato, non voglio sembrare uno che vuole sfruttare questa situazione per apparire, se la RAI vuole fare chiarezza bene, se no cos'è successo è sotto gli occhi di tutti, questo è quello che dice che dice nel colloquio con Dondoni il rapper Fedez, e poi se volete c'è anche un'intervista di Roberto Pavanello con Ermal Meta, è l'importante usare il palco per difendere le proprie idee, insomma questo è diciamo il modo attraverso il quale affronta la cosa la stampa. Poi ancora Paolo Festucci a pagina 6, ascolti a picco e crisi economica, così affonda la RAI di Lega e Movimento 5 Stelle, posizione finanziaria negativa di 523,4 milioni, già si lavora alla partita del cambio dei dirigenti, e in questo senso voglio segnalarvi il Messaggero che a pagina 11 ci dice Draghi prepara la rivoluzione, nuovo AD senza sentire i partiti, Salini e Foa fuori a giugno per il cambio di vertici in corsa, Andreatta e molti interni, ipotesi riforma della legge Madia per un presidente di garanzia pensionato. Poi ci sta la proposta di Conte Orlando, una fondazione per liberare la RAI dalla politica, ma non ci sono né il tempo né i voti. Conte che dice liberare la RAI dalla politica, è tutto un mondo meraviglioso questo. Conte, quello che è stato presidente del Consiglio una volta, due volte, centrodestra, centrosinistra, però è lui che dice che bisogna liberare la RAI dalla politica. Ma vi segnalo sempre sul in ragione dei... del tema dell'informazione, vi segnalo che oggi è la giornata dell'informazione e della libertà di stampa, e Ruber Ruzzanti, che è docente di diritto di informazione all'Università Cattolica di Milano, alla LUMSA di Roma, scrive un articolo, informazione più affidabile se si investe nel suo futuro. Oggi è la giornata della libera stampa, tema ancora più centrale in era di fake news, lo Stato deve supportare l'editoria di qualità all'occasione del recovery plan. Questo è quello che ci dice il giornale, e con questo diciamo ritorniamo, però abbiamo visto che appunto si parla della RAI a picco, la crisi economica, con Paolo Festuccia sulla stampa. E poi se vogliamo entrare nel merito invece della legge e del disegno di legge Zan, il PD adesso accelera sul disegno di legge Zan, lo show di Fedez può sbloccare l'iter, Orlando attacca la Lega, se davvero è contro la censura allora Salvini sblocchi la legge. La cosa divertente è che diciamo a portare definitivamente la morte della politica è che di nuovo diciamo non è che la politica si muove autonomamente e perché prende delle decisioni coraggiose e via dicendo, no, si può sbloccare perché Fedez ha fatto lo show del 1° maggio, questa è la politica, amici miei, poi c'è poco da fare se le cose vanno come vanno. Ovviamente dobbiamo necessariamente vedere anche i giornali che, come potete immaginare, la pensano in modo diverso, allora basta andare sul giornale. Sinistra in mala Fedez, il rapper sul palco attacca la Lega su DDL Zan e accusa una dirigente Rai veltroniana, voleva censurarmi, è il nuovo leader di PD e 5 Stelle, così si relega uno che prende una posizione su un tema e lo si ascrive già d'ufficio, e questa è una grande mossa intelligente del giornale di Sallusti, lo si scrive d'ufficio all'alleanza PD 5 Stelle, ma tant'è, così va. Poi sono 5 pagine quelle che dedica il giornale, Fedez attacca la Lega sull'omotransfobia e fa anche la vittima, censura dalla RAI, la telefonata tagliata, monologo sul palco contro il relatore leghista del DDL Zanno Stellari, la vice direttrice di Rai 3 ha definito inopportuno l'intervento e diffonde la conversazione, Viale Mazzini replica, audio non integrale, nessuna censura.
E poi addirittura c'è Giuseppe Marino che si domanda: ma si può divulgare una conversazione? C'è l'interesse pubblico, occhio ai rischi. Il giurista è membro del garante della privacy, che adesso questo siamo arrivati. Ma si fa notare che la povera Capitani è stata la ex portavoce di Veltroni, e va bene. E poi a pagina 3 la furba ascesa del rapper 2.0 pronto a cavalcare la polemica giusta. Diciamo, indovina un po'. Poi dai versi omofobi su Tiziano Ferro e Viusta e dal silenzio su Amazon, di cui è testimone le incoerenze del rapper. Insomma, si mette in evidenza questo. Pier Francesco Borgia sul giornale: ancora la pop star diventa leader giallo-rosso, ma Salvini insiste, DDL Zan inadatto. Per il centro-sinistra il tentativo di censura è stato un incidente indegno e imbarazzante. Forza Italia però avverte: è un tema divisivo, serve un confronto corretto e democratico. E questa storia dei temi divisivi, e serve un confronto corretto e democratico, è il modo migliore, anzi il velo che si mette al fatto che non si vuole decidere, perché se c'è un tema divisivo esiste un Parlamento dove ci sono persone che sono senza vincolo di mandato, e particolarmente su temi divisivi, e che riguardi il DDL Zan, e che riguardi il fine vita, e che riguardi la legalizzazione, discutono e poi votano, e il Parlamento decide in un modo o nell'altro. Così il Parlamento e la politica si assume la responsabilità di decidere in un senso o nell'altro, e poi chi ha votato in un modo o nell'altro ne pagherà o ne beneficerà delle conseguenze elettorali. L'unica cosa che non è accettabile, che in questo paese avviene da anni, ma adesso ci arriviamo, tranne che sulle unioni civili, è il fatto che ogni volta che c'è un tema divisivo il Parlamento scappa e poi si aspetta che a prendere decisioni siano i giudici, che siano quelli della Corte Costituzionale o quelli dei tribunali, salvo poi accusare la magistratura di prendere lo spazio della politica, che la politica invece deliberatamente gli lascia per non assumersi le sue responsabilità. Ma così va il mondo. Bene. Siamo a pagina 5 del giornale. Un bullo scatena l'odio, noi maggioranza silenziata, senza diritto di replica. Chi parla, indovinate un po', è il vicepresidente di Provita. Mi ha deriso in diretta, promuove il DDL Zan come uno smalto per le unghie. Facile questa polemica nei confronti di, per chi, nei confronti di Fedez. Va bene, questo è quello, così la mette il giornale, il tempo, vi ho detto che intervista o Ostellari, ma già l'abbiamo visto. A questo punto la cosa più utile è passare ad alcuni commenti, perché tutti i giornali ovviamente si dilettano, scrivono di questo. Cominciamo con Polito, prima pagina del Corriere della Sera, la politica è show, e andiamo poi a pagina 30 dove prosegue il commento, e da lì lo prendiamo e prendiamo la parte finale, diciamo. Cosa scrive Polito? È del resto proprio la crisi della politica democratica che rende politico lo spettacolo. La moneta che usa Fedez è la stessa che usava Grillo, l'indignazione. Ce n'è sempre a disposizione in abbondanza nelle nostre società, un gran numero di persone che pensano di vivere nel peggiore dei modi possibili e che sanno perfettamente di chi è la colpa, dei loro avversari politici. Solo che un tempo questa indignazione veniva portata in quelle che Peter Sloterdijk ha chiamato le banche dell'ira, un'ideologia o un partito che permettesse di investirla in cambiamento, in rivoluzione, in palingenesi. Dai a noi la tua rabbia e noi la useremo per costruire una nuova società più giusta e migliore. Ma ora queste banche sono chiuse o fallite o hanno cambiato ragione sociale. Resta così solo l'indignazione, che è diventata il pane della politica. Tant'è vero che partiti che stanno insieme al governo e dunque concordano sull'essenziale diventano irriducibilmente nemici sui temi etici, quelli che per l'appunto consentono di indignarsi. Si può naturalmente essere d'accordo con ciò che Fedez ha detto dell'omofobia e dei suoi propagandisti, e si deve certamente essere d'accordo sulla sua libertà di dirlo da un palco sul quale è stato invitato. Lo si sarebbe con ancor maggiore entusiasmo se i difensori del diritto di parola di Fedez avessero usato la stessa energia nel difendere le canzoni di Povia o la comicità di Pio Amedeo. Ma l'indignazione ha questo di speciale: è selettiva. Non ci si indigna mai contro quelli che la pensano come te. E su questo Polito per me ha perfettamente ragione. Ed è perciò che alla lunga, in assenza di banche che la investano, la moneta dell'indignazione si inflaziona. La si spende in qualità sempre maggiori, ma ci si comprano sempre meno cambiamenti reali. L'evoluzione dei 5 Stelle da questo punto di vista è emblematica. Se
Se non si trasforma in politica, la rabbia non può fare altro che divorare se stessa. In fin dei conti, anche Salvini è nato come un influencer, con le sue felpe, i suoi meetup e i suoi video su Instagram. La legge dello spettacolo voleva che trovasse prima o poi un antagonista. Magari l'ha trovato in Fedez. Così la mette sul Corriere della Sera Polito. C'è Concita Di Gregorio che scrive sulla Repubblica, sul palco il re è nudo. E andiamo a pagina 4, dove prosegue dalla prima pagina questo articolo. E tra l'altro inizia così la De Gregorio. È un lunghissimo articolo, leggo solo l'incipit perché basta per fare qualche ragionevole valutazione. Fedez ha ragione. Se la domanda semplice è questa, la risposta semplice è sì. La ragione ha ragione su tutta la linea. L'anomania non è che un cantante dica quel che la politica non dice. L'anomania è la politica incapace di fare quel che Fedez sull'omofobia, sullo ius soli, sulla cannabis illegale, sui diritti civili e della persona, sulla modernità che è il rispetto delle diversità, tutto attorno realtà evidenti. Chiedete ai ragazzini, stateli a sentire almeno una volta come sempre dite di fare, chiedete ai ragazzi cosa è normale e cosa è diverso per loro, perché fra qualche anno saranno per magia e all'improvviso adulti. Sceglieranno, voteranno. L'anomania è un paese in cui la sinistra per molti anni al governo, da Prodi a Conte, se vogliamo essere di manica larga sul finale, non ha saputo né voluto scrivere leggi che la qualificassero per quello che dice di essere. Sinistra, appunto. Così condannandosi a battaglie apparenti e di convenienza, un occhio sempre al centro, ai sondaggi, alle intenzioni di voto, perdendo di seguito regolarmente fino a che l'emergenza sanitaria ed economica certo non è diventata il primo alleato e non c'è stato bisogno di andare al voto per andare al governo. Ripeto quello che dice in cui la sinistra per molti anni al governo, da Prodi a Conte se vogliamo essere di maniera, non ha saputo né voluto scrivere leggi che la qualificassero per quello che dice di essere, sinistra appunto, così condannandosi a battaglie apparenti e di convenienza, un occhio sempre al centro, ai sondaggi, alle intenzioni di voto. Ah, e Concita De Gregorio, nella tua memoria, la legge sulle unioni civili ha risposto esattamente a quello che stai dicendo qui? Oppure quando ci furono le forzature, ve lo ricordate, quando a un certo punto Renzi dovette dire va bene, o si fa la legge sulle unioni civili o si va a casa, e solo quello è stato il deterrente, e non certo guardando ai sondaggi, perché in quel momento sicuramente il tema unioni civili era, diciamo, della stessa popolarità che aveva fino a qualche settimana fa il DDL Zan. E allora perché quando si ricostruiscono le vicende, visto che Renzi va preso a palle incatenate dalla mattina alla sera, però ogni tanto non si ha anche, diciamo, la bontà di riconoscere che ci sono nell'ambito dei diritti civili, ci sono state negli anni situazioni diverse da quella che è l'ordinaria amministrazione. Vi ricordate quante volte delle unioni civili, i PAX, i nomi che si cambiavano pur di non andare a chiudere perché era un tema divisivo anche all'interno della sinistra? Ecco, qualcuno, diciamo, ha utilizzato, tra virgolette, il suo potere per realizzare, per farle delle leggi sui diritti civili, ma questo nella memoria è poco chiaro. Bene, andiamo a vedere sulla stampa. Michela Murgia in prima pagina e poi andiamo a vederla a pagina 23, che tra l'altro dice: non capita tutti i giorni che una dinamica ascensoria nel servizio pubblico venga esposta con chiarezza tale da poterne chiedere conto, nomi e cognomi alla mano. Verrebbe da ringraziare Fedez anche solo per questo. Qualcuno ha biascicato che quella che si è cercato di fare al rapper il primo maggio non era censura ma linea editoriale. Strano modo di chiamare la pretesa di dare il minimo disturbo possibile al potente politico di cui le dirigenze sono espressione. Le dimissioni dei funzionari NAI sarebbero già sul tavolo in qualunque paese civile, ma in quello del così fan tutti temo che le attenderemo in vano, perché quel castello di silenzi e silenziatori che grazie a Fedez scopriamo chiamarsi kafkianamente il sistema è abitato da interessi di ogni colore che diventa trasparente in fondo. Non conviene, che diventare trasparente non conviene a nessuno, e non c'è dubbio che sentire la parola sistema dall'interlocutore di Fedez ha fatto accapponare la pelle. Il senso di torbido intravisto dai balbettii nella telefonata resa pubblica dal rapper non è però bastato a cancellare l'espressione libera dei cantanti che sul palco dei lavoratori e dei diritti hanno sì fatto ascoltare canzoni, ma ha anche parlato, e dov'è la sorpresa, di diritti e di lavoro. E non c'è dubbio che questo è sempre accaduto, tra l'altro.
Con la voce tremante ma limpida di Fedez e quella gentile e precisa di Michele Bravi, il palco di Piazza San Giovanni ha chiesto giustizia, rispetto e ha dimostrato che persino il privilegio dei miliardi non è una colpa se lo usi per dare voce a chi non ha neanche i diritti. Ecco, adesso questo diciamo un po'... Vabbè, molti hanno voluto sottolineare come sia stato semplice per la voce dei cantanti risultare detonante nel vuoto lasciato dalla politica, ma è un'analisi frettolosa. La politica a questo giro era lì, schierandosi sul DDL Zan. Fedez stesso ha difeso il frutto di quel lavoro, prima partitico e poi parlamentare, che è proprio della politica in purezza. A mancare da anni è casomai la capacità, in chi fa politica, di risvegliare intorno alle proprie azioni il vivace spirito di cittadinanza che Gaber chiamava partecipazione, quel magico processo che nobilita il flusso ondivago del voto o lo trasforma nel ben più stabile consenso. Così, tra l'altro, la Murgia. Chiudiamo con, ovviamente non possiamo non dare notizie anche di chi la pensa in modo molto diverso, in questo caso ci riferiamo al Giornale, ed è Luigi Mascheroni, libertà di parola ma condizionata, e tra l'altro fa un riferimento e un paragone. Il duo comico Pio e Amedeo, con il loro show di venerdì sera su Canale 5, che ha ridato un suono giocando sul registro della provocazione a parole ormai mute, e l'intervento di Fedez sul palco del concerto del 1° maggio in diretta su Rai 3, al netto delle simpatie e delle antipatie, hanno un merito: aver portato sul piano della discussione pop un tema spesso ritenuto intellettuale, e cioè, ci sono parole che non possiamo usare? Quali sono i limiti della libertà di espressione? Chiunque può dire tutto, sempre e ovunque? Pio e Amedeo possono, in nome del diritto di satira, dire negro, frocio o ebreo, o invece devono scusarsi, come chiedono, ma non è una forma di censura, le comunità di colore gay e ebraiche? Fedez, quando utilizza una scena pubblica per criticare un partito politico e sposare una proposta di legge, esercita un sacrosanto diritto di parola o fa propaganda politica? E soprattutto, esaltare in nome del progresso e della libertà un DDL che secondo molti osservatori rischia di limitare la libertà di parola non è una contraddizione? Beh, questa è una valutazione, non è che stai asserendo una realtà, sta dicendo qual è la tua opinione. Quindi, diciamo, se uno non pensa che quel disegno di legge violi la libertà e chissà qual'altra cosa, questa domanda ha una risposta semplice. In base a quale principio democratico chi esprime un'idea e una visione della società diversa da quella del deputato PD e attivista LGBT Alessandro Zan è automaticamente omofobo, mentre chi mette alla gogna da un palco gli oppositori di quello stesso progetto è un campione della libertà? Vabbè, dai, questa è proprio speciosa, questa parallelo. È vero, non facciamo l'errore di distinguere tra stirsi di serie A, di sinistra, che possono dire ciò che vogliono quando vogliono, e di serie B, di destra, zittiti come razzisti e omotransfobici. Ma soprattutto non scivoliamo nell'orrore di imporre, forti del numero di follower e di un'egemonia culturale mediatica, una libertà a morali alterne. Fedez a 30 anni si è dovuto rimangiarsi versi omofobi scritti quando aveva 18 anni. Immaginiamoci se non stiamo attenti a garantire tutte le libertà, i mea culpa che dovrà fare fino a 60 anni. Vabbè, questo è il Giornale. Direi che con questo possiamo chiudere il tema e passare invece alle cose più del quotidiano vivere. Vaccini. Corriere della Sera, pagina 6. Vaccini anche nelle scuole, in arrivo 42 milioni di dosi. Figliuolo dice: concludere con gli over 60, poi aprire a tutti, le nuove scorte 17 milioni a maggio e altri 25 a giugno. Questo è quello che dice il commissario Figliuolo, che poi fa riferimento per la somministrazione nelle scuole un po' a quello che succedeva con il vaiolo. Infatti l'idea dei prossimi mesi: somministrazioni negli istituti come si faceva negli anni 70, per l'appunto, ce lo ricordiamo tutti noi che abbiamo una certa età, con il vaiolo. Sempre per quanto riguarda i vaccini, voglio segnalarvi La Stampa a pagina 9, che dice l'intervista a Silvio Brusaferro: vacciniamo più di metà popolazione, poi potremo avere maggiori libertà. E il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità dice: per allentare le misure bisogna tenere sotto controllo RT e incidenza. Presto avremo test salivari antigenici sensibili. Il Green Pass è uno strumento importantissimo, ma da solo non basta. Questo riferimento al Green Pass ci dà la possibilità di andare sul Libero a pagina 19, pagina 13, dove la Green Pass
viene evocata dal ministro per il turismo Garavaglia, che dice: salveremo le vacanze con il pass vaccinale, acceleriamo sul lascia passare l'Europa in ritardo, aumenteremo le forme di utilizzo del bonus per le ferie. Insomma, le regole del ministro del turismo per l'estate, e vedremo se questa Green Pass effettivamente avrà un futuro. Ma intanto il futuro è quello delle ripartenze, riaperture, chiamatelo come volete. Insomma, è il primo weekend in giallo praticamente per tutta l'Italia, e qui i giornali mettono in evidenza gli affollamenti, compreso così en passant ci leviamo anche questo rospo nel dare notizia che l'Inter ha vinto lo scudetto, e però diciamo che con tutta la cattiveria possibile e ovviamente anche tutta la speculazione sportiva che posso mettere in campo, c'è questa brutta pagina, questo neo degli assembramenti mentre si festeggiava in Piazza Duomo, questi interisti assolutamente irresponsabili, non meriterebbero, anzi magari potremmo togliergli lo scudetto per questo. Bando alle ciance, l'Inter ha vinto lo scudetto, e da qualche parte si riporta anche i festeggiamenti dei tifosi. Dopo 11 anni è abbastanza difficile pensare che io pensavo che sarebbero stati anche meno poderosi cioè più poderosi di quanto non lo siano stati. Ma insomma, complimenti all'Inter, al mio amico Mentana e a tutti quanti, che Dio vi voglia bene, soprattutto in una giornata nella quale abbiamo sancito la definitiva catastrofe dei giallorossi. Vabbè, ma di questo ne parleremo, ci sarà un nuovo anno per soffrire. Vediamo le riaperture. La Corriere Sera, pagina 8, Andrea Ducci: la ripresa di 140.000 bar e ristoranti, così città e parchi tornano a vivere. E nel taglio basso c'è una intervista di Margherita De Bacca, la microbiologa palamara, che dice: sì, serve attenzione, ma non si poteva rinviare, rispettando le regole riusciremo a farcela. Viva Dio, un'esperta che la mette un po' in positivo, ci dà un po' di fiducia, ci dà anche fiducia nella nostra responsabilità. Ma insomma, da oggi la Valle d'Aosta è l'unica a restare in fascia rossa, la corsa alle seconde case al mare o in montagna e ai laghi lombardi. Così è il quadro che descrive il Corriere della Sera, che poi però non manca nella pagina accanto di mettere in evidenza con Rinaldo Frignani tutte le cose, lo sgarro delle regole e via dicendo, parti clandestini in abitazioni e bed and breakfast, record di case e soffiate dei vicini. Ecco, diciamo, questo non ci appassiona per niente, l'idea della delazione francamente vabbè, lasciamo perdere. L'impennata nel primo weekend per molte regioni in zona gialla, identificate 93.000 persone e 2.000 le multe, il doppio del giorno prima. E a Milano, dice, in strada fuori orario, festa in casa 21 multati, a Napoli musica e schiamazzi 13 persone segnalate. E vabbè, insomma, tutto quello, diciamo che stiamo parlando di unità rispetto a milioni di persone che mi par di capire si siano diciamo diligentemente attenuti alle regole, e va bene. Stefania Olivi, e lasciatemelo dire, abbiamo parlato di Fedez, delle politiche, delle provocazioni, delle cose e via dicendo. Io penso che l'Oscar ancora una volta debba andare a Checco Zalone, e qui ci sta diciamo la notizia della rete che è andata in tilt per lo spot che immagino avete tutti visto sulla vaccinazione. Adoro Zalone, come è nato il video con Helen Mirren, rete in tilt per il filmato pro campagna vaccinale, è stato girato con i cellulari in Puglia, terra di adozione dell'attrice. Comunque, ragazzi, amici miei, se non l'avete visto, andatelo a scaricare, andatelo a vedere, perché è un capolavoro. D'altra parte, ci aveva già abituato Checco Zalone. Francamente questo sì, l'abbiamo visto peraltro impegnato per campagne per le persone fragili e per coloro che hanno patologie, e anche utilizzare, diciamo, veramente la sua ironia nel modo migliore. Quella è francamente l'ironia che a me piace, ma con questo non vuol dire che quella che a me non piace non è legittima. Ma insomma, grande merito a Checco Zalone sul Corriere della Sera per il suo spot. Andiamo a vedere ancora per quanto riguarda le ripartenze, il Messaggero, pagina 7, che ci dice: sarà un'estate migliore ma tutti con mascherina. Fabio Ciciliano,
che è un esponente del comitato tecnico, dice immunità di gregge solo in autunno, rischi sottovalutati, no a bagni di folla come visto ieri per lo scudetto dell'Inter. Ecco, sì, condanniamo anche noi il bagno di folla per lo scudetto dell'Inter, che infatti il giornale romano Il Messaggero evidenzia ancora di più nel taglio basso la folle festa nerazzurra, 30.000 assembrati in piazza, calca dispersa dalla polizia. Vabbè, insomma, poche le mascherine e via dicendo. Questo è quello che ci dice Il Messaggero. Chiudiamo questo capitolo. Vorrei aprire un capitolo, prima di passare al recovery, dicendo che riguarda i giovani, declinato sotto vari punti di vista. Intanto la Stampa, che ci dice il primo selfie della generazione Covid, nessuno ci ascolta, la pandemia fa paura. In un libro, speranze e timori degli adolescenti, dopo mesi di silenzio, il 60% ammette nuove angosce. Federico Taddia sulla Stampa, è molto interessante, penso che sarà interessante anche il libro, dalla scuola ai viaggi negati, è peggiorato anche il loro mondo, ma lo cambieremo, si dice nell'articolo. 30.000 ragazzi e ragazze tra i 12 e i 17 anni hanno risposto a 100 domande. Molto interessante questa ricerca che viene, come dire, pubblicizzata, resa nota dalla Stampa, e che fa parte di un libro sulle vicende dei giovani. Per quanto riguarda i giovani, segnalo Il Domani, che ha la prima pagina I bambini strappati. In questo caso ci si occupa delle adozioni. Inchiesta sulle adozioni a rischio. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo condanna l'Italia perché spesso i tribunali sottraggono i figli a madri straniere giudicate inadeguate, bimbi poi adottati dagli italiani. Tema sicuramente molto delicato, che prosegue con Stefania Albanese e Cecilia Ferrara nella pagina 2. L'Italia toglie i bambini alle madri straniere. Arriva la condanna della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Troppo spesso i tribunali italiani tolgono i figli piccoli a donne migranti, vittime di tratta, perché non sono considerate buone madri. In molti casi si tratta di equivoci dovuti alle differenze culturali o ai traumi subiti dalle donne. I bambini poi vengono subito adottati dalle famiglie italiane. Questo sul Domani. Rimaniamo però in tema di giovani, e in questo senso voglio segnalarvi sul Libero, a pagina 7, una intervista a De Palo, Gigi De Palo, che è presidente del forum delle associazioni familiari, che dice: vi spiego perché Draghi vuole puntare sui bambini. Il presidente del forum delle associazioni familiari dice: bene l'assegno unico, ma non basta. I nuovi asili, se non facciamo figli, rischiano di restare vuoti. Questo è quello che ci dice il Libero, a pagina 7. Si fa riferimento all'assegno unico, ora ha una dotazione di 6-7 miliardi, ottimo, ma per mettersi davvero in sicurezza ne servirebbero altri 5-6. Poi sulla denatalità dice: la famiglia è la prima impresa di questo paese, se non riparte l'indice demografico, parliamoci chiaro, io e lei non potremo avere le pensioni che ci stanno pagando i nostri figli. Questo è quello che dice De Paolo sul Libero, e ve lo segnalo. Da ultimo voglio segnalare, a proposito dei giovani e della maturità che dovranno affrontare, sul Sole 24 Ore è il titolo di apertura della prima pagina: guida alla maturità, tesina, curriculum e voti. È iniziata la corsa all'esame, prova in calendario a partire dal 16 giugno, maturandi già al lavoro sull'elaborato, commissari scelti dai consigli di classe. Così ci dice il Sole 24 Ore. Ora passiamo invece ai provvedimenti, quelli che sono la sostanza, e cominciamo con recovery, con un'intervista sul Corriere della Sera al ministro Cingolani. Non l'abbiamo visto intervistare tante volte, se non all'inizio, che dice: tempi certi per il recovery o falliremo la transizione verde. La sostenibilità è sempre un compromesso, non si fa con la decrescita, tutti accettino uno sforzo. È Federico Fubini che lo intervista e dice: se Bruxelles accettasse il nucleare come energia rinnovabile, cambierebbe lo scenario competitivo, allora valuteremo il da farsi. È il mini nucleare. Sicuramente aprirebbe una bella discussione, diciamo, anche nel nostro paese, ma va bene. Dice: cambiare costa, ma non ci possiamo permettere un ulteriore degrado dell'ambiente. Eventi estremi e crisi sanitarie sono sempre frequenti. Così, tra l'altro, il
il ministro Cingolani che parla delle prospettive del recovery e per la parte in particolare che lo riguarda. Se volete, sulla stampa ci si occupa di recovery a pagina 13, con i fondi del recovery crescita assicurata, ma il valore del piano si vedrà alla distanza. Cottarelli che scrive sulla stampa: i soldi dell'Europa spingeranno alla ripresa del PIL, mancano dettagli importanti, l'incognita del dopo Draghi, e vedrete che ci arriviamo. Anzi, sapete che cosa facciamo? Ci arriviamo subito, perché visto che ci si domanda qual è l'incognita del dopo Draghi, l'elemento viene evidenziato sulla Repubblica, pagina 7, la speranza di Bruxelles, Draghi Premier fino al 2023. Ed è Claudio Tito, che è il corrispondente da Bruxelles per la Repubblica, che dice: a gennaio la scelta per il Quirinale, ma leader e alti funzionari dell'Unione Europea vogliono che resti come garante del recovery. Questo è quello che ci dice la Repubblica a proposito del futuro di Draghi, visto che è stato chiamato in causa dalla stampa. Segnalo per quanto riguarda la stampa anche la parte invece del ruolo dei sindacati. Recovery, sindacati a Palazzo Chigi, Orlando dice aiuti ai settori più colpiti, il governo incontra CGIL e CISL e UIL per fondi e riforme, e il ministro dice riorganizziamo l'ANPAL. Intanto dovremmo, diciamo, se possibile cacciare l'attuale presidente che diciamo non ha combinato molto e ha portato liste della spesa non indifferenti, ma insomma. Però se volete voglio segnalarvi due cose ancora sul recovery. Intanto Bonanni, che proprio avete sentito la presenza dei sindacati sul recovery a Palazzo Chigi, di lavoro parla anche Bonanni a pagina 5, a pagina 5 del Messaggero, il presidente di Confindustria, che dice: accordo sul lavoro e un patto pubblico-privato. Il presidente di Confindustria si schiera a fianco di Draghi sul fronte delle riforme. Vanno reinventate le tutele sociali e azzerati i contatori per la cassa. Queste sono le misure per l'occupazione che sono messe in evidenza nella proposta del presidente di Confindustria, che tra l'altro in questo articolo di Jacopo Orsini fa riferimento ai 900.000 posti di lavoro persi da febbraio del 2020 e del 33% il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni. Se vi interessa ancora una sfaccettatura del recovery, che è quella della parità di genere, in questo caso è il Sole 24 Ore che a pagina 5 con Valentina Melis e Serena Uccello: parità di genere certificata parte dal 2022, la sfida del recovery. Il PNRR appena inviata all'UE destina 10 milioni di euro per creare un sistema che incentivi le aziende a ridurre il gap donne e uomini. Questo sul Sole 24 Ore. Bene, chiudiamo anche questo capitolo. C'è il tema della riforma fiscale, questo lo potete vedere sulla Repubblica a pagina 11. La riforma dell'IRPEF non basta, troppe scappatoie per le società, i super ricchi che ricavano il reddito dalle loro imprese riescono spesso a pagare imposte più basse di quelle sulle persone fisiche. E la denuncia è di Tito Boeri e Roberto Perotti sulla pagina 11 di Repubblica, che poi dicono: ci sono molti modi per eludere le tasse e le norme esistenti si possono aggirare. Questo è quello che dice Repubblica. Se siete interessati, il del fisco ne parla anche il Sole 24 Ore. Nuovo fisco, i nodi IRPEF, casa, flat e sconti verso la riforma, dice: la delega per il nuovo fisco è promessa dal PNR entro luglio e entro giugno il Parlamento dovrà chiudere l'indagine conoscitiva sulla riforma. Da lì si capiranno le chance per la maggioranza di trovare una linea comune all'interno di visioni spesso opposte. Quattro gli ostacoli principali: la revisione dell'IRPEF, su cui a sinistra si punta al modello tedesco della progressività continua, che non piace però agli alleati, la flat tax degli autonomi, lasciata a metà da Conte 2, difesa dalla Lega e messa in dubbio a sinistra,
La casa, su cui è trasversale l'opposizione alla richiesta comunitaria di intervenire sui vecchi valori catastali, e la giustizia tributaria. Il recovery plan italiano rilancia l'idea di affidarla a un ruolo di magistrati dedicato, ma il progetto rischia di ingolfarsi nei conflitti con chi oggi occupa quella funzione, il tutto senza contare la necessità di trovare risorse, almeno 10 miliardi che oggi mancano. Così il Sole 24 Ore a proposito della riforma del fisco. Compare il ponte dello stretto, non su un giornalino di campagna, dico per dire, ma sulla Repubblica, a pagina 21, e ci dice che a una o a tre campate primo sì ai progetti per il ponte sullo stretto. L'ok del ministro rilancia l'opera, utile realizzarla, no invece al tunnel. L'ultima parola al Parlamento, ma mancano i tempi per i soldi del recovery. Emanuele Lauria, a pagina 20 della Repubblica. Vorrei toccare due questioni, adesso una è la politica monetaria della BCE, perché la Repubblica intervista il vicepresidente della BCE, De Guindos, non, spero si chiama, o De Guindos, non so come si chiama, ripresa vicina, anche la politica monetaria dovrà uscire dalle emergenze. Tonia Mastrouomi, la corrispondente della Repubblica, con l'intervista, e dice: aumenta il ritmo delle vaccinazioni e questo aiuta la crescita economica. Ci aspettiamo un secondo semestre molto positivo. E poi dice: per l'Italia il recovery plan sarà fondamentale, l'elemento chiave per determinare il futuro della sua economia. I mercati hanno reagito molto bene, dice ancora, ai primi titoli comuni emessi dall'Unione Europea. Ora andiamo avanti su Unione Bancaria e bond europei. E da ultimo, cancellare il debito dei paesi europei sarebbe un errore e una violazione del trattato, inaccettabile per la Banca Centrale. Ma visto che stiamo affrontando i temi dell'economia, allora non possiamo non prendere l'intervista che il Messaggero pubblica nelle pagine 2 e 3, ma che richiama con un titolo di apertura in prima pagina: l'Italia cresce più del previsto. A parlare è Gentiloni, il commissario agli affari economici della Comunità Europea. Si torna a crescere, sarà ripresa forte anche per l'Italia, dice Gentiloni. Dice: outlook di primavera meglio delle attese, ma senza riforme i soldi sono a rischio, corsie preferenziali per attuarle in tempo. E poi, tra l'altro, Gentiloni dice: Roma, rispettando i tempi sull'invio del piano, potrà avere la tranche iniziale prima della pausa estiva, quello che ricordava, vi ricordate, Draghi, che motivava, col quale motivava, con questo obiettivo motivava il fatto che il Parlamento fosse stato coinvolto in modo frettoloso su questo tema. E poi dice che il 2020 sarà ricordato come l'anno in cui la Unione Europea è passata da problema a soluzione. Parla ancora del patto di stabilità, che appartiene a un'altra era, la qualità dello sviluppo deve contare almeno quanto la solidità finanziaria. Si fa riferimento a Sassoli e il veto di Mosca su Sassoli: le istituzioni europee meritano rispetto, ci sarà una risposta, dice Gentiloni. Tra l'altro, sul Messaggero c'è uno scenario descritto da Andrea Bassi, che dice: PIL pronto al rimbalzo con vaccini e aperture, l'obiettivo è quota più 5%. Le stime di Standard & Poor's sono più ottimiste di quelle del governo. L'impatto positivo dell'effetto Draghi esalta le previsioni. Vedete che il governo, se non sbaglio, nel DEF ha messo al 4,3% il rimbalzo del PIL per il 2021, invece il Standard & Poor's lo darebbe al 5%. E poi si dice che, sempre sul Messaggero, che sono in arrivo i primi 25 miliardi del recovery plan, ma questo l'abbiamo visto con le anticipazioni di prima. Chiudiamo questo capitolo, passiamo rapidamente ai partiti. Vi segnalo sulla Stampa, pagina 14, si occupa di Movimento 5 Stelle, con in particolare Conte. Conte sfida a sinistra un piano per il lavoro e stop ai licenziamenti, a retroscena di Ilario Lombardo, che dice: un programma di 8 punti sul lavoro in cima a una rimodulazione del blocco dei licenziamenti, non la sua cancellazione tout court, ma una sua applicazione più flessibile. E ancora la lotta al precariato nelle nuove categorie di dipendenti che nemmeno esistevano al tempo dello Statuto dei lavoratori. Dopo un silenzio lungo settimane, Giuseppe Conte è tornato attivissimo, a giudicare dai post che ha pubblicato nel weekend del 1° maggio, infiammato dalle polemiche sulla RAI. L'ex Presidente del Consiglio ha voglia di inserirsi nel dibattito pubblico senza più aspettare l'incoronazione al leader del Movimento 5 Stelle. Beh, questa è
la bella notizia che ci dà la stampa. E voglio segnalarvi, per quanto riguarda la politica, poca altra roba, e in particolare il Messaggero che intervista per l'ennesima volta Giorgia Meloni, lo fa a pagina 9, d'altra parte è sostanzialmente l'unica opposizione esistente in Parlamento, è romana e quindi ci sta pure. Soldi e poteri alla capitale, sfido Draghi a fare sul serio. E qui si fa riferimento ai pochi soldi, secondo alcuni, che sono inseriti nel recovery plan. La leader di Fratelli d'Italia dice: il governo dia attuazione al nostro ordine del giorno nel recovery, solo elemosine. Il caso Fedez, parlano di censura e poi lo abolgono con il DDL Zan per chi non si allinea. Vabbè, questa è la Meloni. Oh, non ci sono altre notizie di politica, se no, voi sapete, non compro il Fatto Quotidiano, non leggo il Fatto Quotidiano, quindi non sono in grado di dirvelo, ma qualcuno mi dice che oggi l'apertura del Fatto Quotidiano sarebbe la notizia che finalmente dà corpo a quello che aveva detto Bettini, cioè il complotto nei confronti di Conte, perché verrebbe pubblicato sulla base di un'anticipazione fatta ieri da Report, Ranucci, da Fazio, di un incontro clandestino tra Renzi e un agente dei servizi segreti per immagino tramare contro il governo Conte. Ora, al di là di tutto, poi vedrete, saranno notizie dicendo, voglio segnalarvi questo perché lo voglio mettere in relazione, a parte diciamo l'attenzione di Report nei confronti di Renzi è sempre stata particolare e va benissimo, ma liberissimo Report ovviamente di fare le sue trasmissioni, però diciamo è possibile che ogni volta che esplode un tema che diciamo riguarda problemi veramente seri per il nostro paese, c'è sempre qualcosa che viene sparato da un giornale su Renzi, quasi quasi per diciamo cercare di mischiare un po' le carte, mischiare un po' le acque, e non parlare poi di quelli che sono, per quanto mi riguarda, i problemi seri che ha il nostro paese, per esempio il tema magistratura. E allora con questo apriamo la loggia, la presunta loggia Ungheria. Questo tema, siamo per esempio nelle pagine 14 e 15 del Corriere della Sera, dice Giovanni Bianconi e Fiorenza Sarzanini, che certo diciamo non sono persone così diciamo in contrasto con la magistratura, magistrati indagati e liste dei nomi, le verifiche sulla loggia Ungheria, le parole di Amara, i PM di Perugia vogliono capire se c'è un'associazione segreta o è una calunnia. E sì, perché vedete, il fatto che chi sapeva di questa roba se ne è stato zitto invece di approfondirla secondo la legge, secondo la normale via giudiziaria, è singolare, perché a parte che in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, ma a parte questo comunque si configura un reato. Perché o c'è il reato di calunnia se queste cose non sono vere, o, cosa ancora più preoccupante, invece esiste una loggia che ha gestito potere con intrecci, diciamo, di interessi con la politica, con la magistratura e compagnia bella. E se questo lo mettete in accoppiata con tutto quello che ha raccontato Palamara nel suo libro, che il Consiglio Superiore della Magistratura e tutta la magistratura ha cercato di archiviare come se ci fosse solo Palamara responsabile di tutto quel puttanaio che è uscito fuori, mettete insieme tutto questo e dico io, domandatevi se poi, ma ci arriveremo perché ci stanno oggi editoriali su questo, se poi è così banale chiedere una commissione d'inchiesta che analizzi tutto quello che sta accadendo nella magistratura, a maggior ragione del fatto che la magistratura non ci pensa per niente ad analizzarlo. Il Consiglio Superiore della Magistratura diciamo fischietta rispetto a tutto quello che abbiamo visto e si è letto, ma questa è una mia, ovviamente me la tengo per me, però mi domando se il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, che è il Presidente della Repubblica e che quindi nella doppia funzione, ma mi riferisco in questo momento a quella di Presidente della Repubblica, fosse non è arrivato il momento che utilizzi una delle sue prerogative, uno dei suoi poteri, una delle cose che io penso in questo momento sarebbe molto utile per sentire la sua autorevole voce, cioè un messaggio alle Camere sui temi della giustizia, su tutto quello che sta accadendo, perché credo che la politica abbia anche la responsabilità di andare a intervenire e cambiare, e lo vedremo tra l'altro con le proposte che ci sono sulle questioni che più palesemente dimostrano che il sistema giustizia non funziona. Giustizia giusta, diceva Marco Pannella. Va bene, andiamo
con Luigi Ferrarella, che si occupa in particolare del CSM, dentro il CSM, Ermini e Davigo, la doppia versione sulla consegna dei verbali segreti. L'ex PM dice, parlerò nelle sedi opportune. E Davigo dice sempre così, parlerò nelle sedi opportune. Poi non lo so, forse queste sedi opportune non si prestano, chissà che cosa accade. Ma insomma, questo è il modo attraverso il quale si occupa della questione il Corriere della Sera. Andiamo a vedere però, perché anche Repubblica, nel suo piccolo, diciamo, anche se bisogna dare atto che Repubblica questa cosa l'ha affrontata già in tempi, diciamo, precedenti, veleni al CSM, Ermini contro Davigo, non vidi gli atti, sì, glieli portai. Domani il caso del PM Storari sul tavolo dell'ufficio di presidenza, rischia il procedimento disciplinare, avanti l'inchiesta sulla loggia Ungheria, tutto partì da un appunto di Amara su presunti favori a giudici. E vi dicevo, siccome è uscita fuori la notizia, che poi probabilmente va tutta da verificare, che questo Amara ha fatto rivelazioni per quanto riguarda Conte, gli affari di Conte, e via dicendo, qui ritorno al tema, guarda caso, poi improvvisamente esce fuori il complotto su Conte di Renzi e via dicendo, vabbè. E anche la stampa non si sottrae dal dare informazione di tutto questo, lo fa a pagina 16. Brescia indaga sui verbali segreti e Mattarella giovedì torna al CSM. Inchiesta a largo raggio anche sulla procura di Milano, il PM Storari fu rassicurato sui colloqui di Davigo con Ermini. Torno a dire, ottimo che Mattarella torni al CSM, anche perché, diciamo, vista la situazione del CSM, lì c'è bisogno della parola e della guida di una persona che sicuramente ha l'autorevolezza e la credibilità per farlo. Mi domando, ripeto, se non sia arrivato il caso che Mattarella mandi un messaggio alle Camere sui temi della giustizia, su CSM, eccetera, eccetera. Va bene, questo è quello che dice la stampa. Il giornale, come potete immaginare, diciamo, se ne occupa di tutto questo, certo che se ne è occupato fin dall'inizio e se ne occupa nelle pagine 6 e 7. A pagina 6, scontro sulla commissione, relatori tutti di sinistra. Inchiesta parlamentare sulle toghe, nominati solo esponenti giallorossi, il centrodestra insorge. Dice, l'ultimo terremoto sulla magistratura scuote anche la politica con la richiesta di una commissione d'inchiesta fortemente voluta dal centrodestra. Lo scontro all'interno della maggioranza si innesca sulla nomina di due relatori espressione della sinistra del governo. L'incarico è stato affidato a Stefano Ceccanti, PD, per la Commissione Affari Costituzionali e Federico Conte, LeU, per la Commissione Giustizia. Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia insorgono, così come Enrico Costa di Azione, il presidente 5 Stelle della Commissione Giustizia, ha nominato i seguenti relatori: al DDL penale, deputato del PD, uno del Movimento 5 Stelle, al DDL di riforma del CSM, uno del PD e uno del Movimento 5 Stelle. Per la commissione d'inchiesta sui magistrati, un PD e un LeU, dice, non vogliono che altri ci mettano le mani, o non si rendono conto della gravità del momento, o hanno qualcosa da nascondere. Questo è quello che dice Costa. Ma ancora, se volete, questa era Ludovica Bullian che ce ne parla a pagina 6 del giornale. A pagina 7 invece c'è Stefano Zurlo che intervista Sabino Cassese, che dice, quei rapporti troppo stretti tra le procure e i giornali, il giurista e le piaghe del sistema, molti contatti con la politica, magistratura non in grado di autoriformarsi. E diamo atto a Cassese, che è stato il primo a dire che non c'è nessun pericolo e nessun rischio di invasione dei poteri, di rottura dell'equilibrio dei poteri tra il potere giudiziario e quello politico esecutivo nella costruzione della commissione d'inchiesta, per la semplice ragione che, con base a questo ragionamento, allora significa che neanche la magistratura dovrebbe indagare sulla politica, e non mi pare che sia esattamente quello che accade. È inutile che vi dico che il Libero la mette così: il marasma giustizia, giudice ancora sotto accusa, il procuratore Nordio analizza l'ultimo scandalo nei tribunali, e ora la vedremo questa intervista a Nordio. Segnala ancora il Messaggero, pagina 16. Il caso Loggia Ungheria, indagati magistrati citati nei verbali di Amara. Ma veniamo ai commenti, perché siamo in conclusione della nostra rassegna stampa. Allora, la prima cosa che voglio segnalarvi è Violante sulla Repubblica, che
Io ho molta stima di Violante, questa volta scrivo una cosa sulla quale non sono minimamente d'accordo, ma comunque è tutta contro la commissione, e poi si occupa del CSM. Dice tra l'altro Violante: c'è una grave questione morale nella magistratura, resa ancora più evidente dall'arresto nei giorni scorsi di un altro giudice a Bari e dalla circolazione di dossier giudiziari a fini intimidatori. Risponde all'interesse generale rimuovere le cause delle deviazioni. È quindi ragionevole che il Parlamento intervenga. Alcuni parlamentari hanno proposto una commissione d'inchiesta. Sono prevedibili interferenze politiche nei confronti di processi in corso e dell'attività che sta svolgendo il CSM, inammissibili in uno Stato di diritto, politicamente inopportune e per le conseguenze di screditamento reciproco che ne diverrebbero costituzionalmente sterili, perché non cambierebbero lo stato delle cose. Il Parlamento deve comporre conflitti, non deve esasperarli. Servono incisivi interventi di riforma accompagnati da rigorose audizioni delle commissioni parlamentari che facciano comprendere la causa, il carattere e l'entità delle deviazioni. Occorre innanzitutto applicare rigorosamente la Costituzione. È invalsa la prassi per consolidare il potere delle correnti che alla scadenza del quadriennio si debba rinnovare tutto il CSM, ma la Costituzione non prevede l'elezione contestuale dell'interno. E poi qui ci sono una serie di proposte per quanto riguarda il CSM. Mi permetto di sindacare a Violante con le parole di Cassese, che ho detto prima, esattamente non si capisce per quale motivo ci dovrebbe essere interferenza, se il principio per mantenere l'equilibrio dei rapporti tra lo Stato, tra l'esecutivo e il potere giudiziario, allora bisogna riprendere e rafforzare l'immunità parlamentare che c'era 30 anni fa, per la quale nessun giudice può indagare un politico senza una preventiva autorizzazione a procedere. E se no, è del tutto evidente che su temi così evidenti, peraltro con punti specifici che riguardano per esempio la nomina dei capi nelle procure e tutto quello che emerge dalla vicenda Palamara, ma anche rispetto alla vicenda della Loggia Ungheria, non è assolutamente, per quanto la penso io, in contrapposizione con la divisione dei poteri, è una legittima e prevista dalla Costituzione azione di inchiesta del Parlamento, che peraltro in queste commissioni di inchiesta ha gli stessi poteri della magistratura, e quindi diciamo è francamente non si capisce questa contrarietà, ma ovviamente la rispettiamo come tutte le idee di Violante, che peraltro spesso e volentieri mi trovano assolutamente d'accordo. In questo senso vi segnalo il foglio con Giuliano Ferrara sulla prima pagina: l'ipocrisia della casta togata, vogliono delegittimarci, dice il CSM. Ma questi sono proprio fuori di testa, spero che il capo dello Stato li convochi e faccia loro una solenne cazziata. Sarebbe tra lo scandalo dei cappuccini e i corazzieri di Cossiga, i togati hanno storicamente dimostrato non solo di essere fuori di testa, ma di avere la testa dura. Se ho capito bene, si sono messi a litigare di brutto tra magistrati e giustizialisti per una storiaccia di dossier segreti, segretari infide e responsabilità dirette e indirette di chi considera tutti colpevoli fino a prova contraria. Sono state violate norme basilari dell'etica pubblica nell'ambito di coloro che vincono un concorso e sono pagati per farla rispettare a suon di codici. Ormai ex PM in odore di corruzione e attivisti dell'avvocatura più infida spadroneggiano e mettono in discussione, come in un mandamento mafioso, prospettive di carriera e false reputazioni, ammorbando l'aria e devastando la credibilità di tanti bravi magistrati e giudici che pur fanno il loro lavoro senza pretese politico-giudiziari e peggio moralistiche farlocche. Dice ancora Ferrara: la risposta dell'organo di autogoverno ineffabile e che vogliono delegittimarci. Sempre la solita. Ricordo ancora il compianto Borrelli, una persona anche troppo per bene, che voleva combattere un libero e segreto voto del Parlamento su Craxi, come raccontano benissimo nel libro di Facci, e per questo si inventava un'esistente delegittimazione dell'ordine giudiziario da parte dei deputati, chiedeva di innestare un grottesco conflitto di attribuzione alla Consulta e altre farneticazioni faziose. Volevano delegittimarli. Così abolirono la base della Costituzione del 1948, l'articolo 68, la separazione dei poteri e il diritto degli eletti del popolo a giudicare l'esistenza di uno spirito persecutorio ai danni dei loro colleghi, che fu usato male ma la cui abolizione mise la Repubblica nelle mani dei funzionari di giustizia che non tollerano, rido, di essere delegittimati. Una casta, la sola vera e unica casta, alla quale ora si aggiunge la follia tumultuosa del MeToo. Ricordo ancora quando, per mandato del popolo elettorale, ci avevano spedito al governo nel 1994, decretammo con Biondi che non si potevano più combinare pene detentive anticipate al fine di ottenere prove, procedura di tipo barbarico.
aizzarono il popolo giustizialista, imbracciarono l'arma mediatico-giudiziaria della TV, si presentarono in 4 o 5 con le facce patite al seguito di Di Pietro e il pool disse senza vergognarsene che una volta caduta la custodia cautelare incostituzionale non potevano più lavorare, che si sentivano delegittimati, indovina un po', provocando una rivolta intracastale che convinse due stinchi di santo Fini e Bossi, ho detto Fini e Bossi, a fargliela vedere loro, gli onesti, ai loro stessi ministri garantisti, via il decreto a tarallucci e vino con i magistrati, senza peraltro grande costrutto, si vedrà poi al tramonto di certe carriere politiche. Vogliono delegittimarci, è come ho fiducia nella giustizia, frasi impronunciabili, di questo si tratta, ipocrisie, malmestose rivendicazioni di impunità o resa senza condizione agli aguzzini. Il colpo di Stato permanente, Mitterrand, dura da 30 anni, in questo paese ora è sotto gli occhi, di tutti di che pasta è fatta la classe giudicatoria ai massimi livelli. Magari fossero massoni, come dice l'avvocato dello scandalo, magari si limitassero alla grettezza della caccia alle nomine e ai privilegi, come dice il loro ex, che si è fatto testimone di giustizia, pentito dopo la cacciata. In confronto, la politica odora di rose, così la mette Ferrara. Da ultimo, veramente poi chiudiamo, sul Libero non posso non segnalarvi una risposta in qualche modo di Nordio, che è un magistrato, un altro magistrato violente, tra l'altro Senaldi con l'intervista gli chiede, lei ha dichiarato che la vicenda Palamara era solo l'inizio, che altro deve emergere? E risponde Nordio, quello che sta emergendo, il sospetto che alcune inchieste siano state gestite in modo politico o comunque in modo opaco, ambiguo. Inoltre Palamara ha fatto pare molti nomi ed ha promesso una seconda puntata. Il CSM ha creduto di cavarsela radiandolo e mettendoci una pietra tombale, ma temo che abbia sepolto delle creature ancora vive che si faranno sentire. Ancora domanda Senaldi, e lei pensa che esista la struttura Ungheria? E dice Nordio, a occhio, non avendo letto gli atti, mi pare una grande bufala, ma certo ci sono intrecci di potere tra correnti della magistratura politica e anche mass media che andrebbero chiariti. Per questo serve una commissione parlamentare. Domanda Senaldi, lei avrebbe fatto come il procuratore greco che non ha dato seguito alle denunce di una testimone già risultato poco affidabile? Risponde Nordio, non conosco gli atti, ma per quanto ho letto i giornali, secondo me ha fatto bene. Ormai le procure sono assediate da mitomani e personaggi strani che cercano di inquinare anche le inchieste fatte bene. Certo, mi piacerebbe che questa cautela nel procedere fosse adottata in modo omogeneo e valesse per tutti. Domanda Senaldi, se la magistratura giustamente si protegge da testimoni inattendibili, perché non ha lo stesso riguardo quando vengono denunciati politici, imprenditori, giornalisti o privati cittadini? Appunto, dice Nordio, ogni procura va per conto suo e alcuni PM si creano inchieste anche sulla base di elementi opinabili. Per questo ripeto da sempre che è interessante vedere non solo come i processi finiscono, ma anche come nascono. Il rimedio sarebbe molto semplice, come nel sistema britannico, il PM dovrebbe procedere solo sulla base di notizie di reato qualificate, trasmesse dalla polizia giudiziaria. Invece da noi fa quello che vuole e in base al principio male applicato dell'obbligatorietà dell'azione penale estrae dal cassetto un fascicolo latente o ascolta un testimone, diciamo fantasioso, e sulla base di quello scrive un cittadino nel registro, chiede e ottiene intercettazioni che poi finiscono sui giornali. È un sistema ormai inadeguato, per usare un eufemismo, che va completamente rivisto. E ancora domanda Senaldi, istituire delle commissioni secondo materie per impostare una riforma generale è una buona idea, ma non si rischia poi di non arrivare a nulla come la bicamerale? Risponde Nordio, bisogna intenderci su che riforme. Quella più urgente, perché impatta sull'economia, è quella della giustizia civile, per accelerare i processi. Qui basta copiare dai sistemi che funzionano, a cominciare da quello tedesco, e non dovrebbero esserci elementi divisivi. Per quella penale è un'altra cosa, bisogna rivedere totalmente il codice Vassalli, che è stato snaturato, e imprimergli un carattere più garantista e pragmatico. Occorre eliminare l'obbligatorietà dell'azione penale, separare le carriere, insomma fare un codice diverso, liberale. Quindi un vasto programma questo Parlamento non può e non intende fare. Aspettiamo il prossimo. La sensazione, dice Senaldi, è che si fermerà sull'abolizione della prescrizione. Lei cosa ne pensa? Prima si elimina questo mostro voluto dal ministro Bonafede, meglio è, così è tranchant noi. Ultima cosa, l'avvocato Coppi sostiene che sia la politica in realtà a non voler riformare la magistratura, perché la giustizia e la deriva ormai è funzionale al palazzo. Lei cosa pensa?
Sono più pessimista, dice Nordio, del professor Coppi. La politica non fa le riforme perché ha paura delle reazioni della magistratura e, visti i precedenti, direi che è un timore fondato. Inoltre spera sempre di servirsene per eliminare l'avversario. I casi di Berlusconi, Salvini e anche di Boschi e Renzi insegnano. Purtroppo Renzi, autorizzando il procedimento a Salvini per i processi in Sicilia, è caduto nella stessa trappola. È stato deludente, così la mette Nordio. E con questo, diciamo, chiudiamo la rassegna stampa. Vi segnalo che ci sta ancora qualcosa su Ciro Grillo su Corriere della Sera, pagina 20. E il Tempo con Storace dice che lo scandalo messo in evidenza da Repubblica sui voli della Casellati è tutta una bufala. E si parla di migranti sulla stampa, pagina 17, e contrapposto a quello della stampa, pagina 8 e 9 del giornale. Se volete, per quanto riguarda la cultura, c'è l'Arena al Colosseo che tiene banco su Repubblica, pagina 21. Edith Bruck è intervistata dal Corriere della Sera, pagina 23, che ha incontrato anche Mattarella nei giorni scorsi. A volte sono stanca, ma non smetto di testimoniare, lo debbo ai giovani. L'autrice sopravvissuta alla Shoah, mai tacere sul male. Per quanto riguarda l'ambiente, si parla di idrogeno con la Gabanelli nel data room del Corriere della Sera, pagina 25. Devo dare atto che colui che ha avuto, diciamolo, allora c'ha avuto solo un gran culo, quello che ha vinto per due volte il gratta e vinci per non so quanti milioni, c'è stata un'indagine della finanza che lo scagiona, quindi ha avuto solo fortuna. E poi Sassoli Putin, ve l'ho detto, intervistato dalla stampa, pagina 2. La situazione in India, drammatica, ancora raccontata sul Corriere della Sera nelle pagine 12 e 13. Il Corriere della Sera nelle pagine 16 e 17 parla della situazione molto difficile anche sul piano economico di Boris Johnson, due pagine, mentre invece la Repubblica si occupa ancora di Madrid, che è svolta a destra nelle prossime elezioni. Segnalo ancora la Turchia, due pagine molto belle sulla stampa, la 20 e la 21, sul sindaco di Istanbul che si candiderebbe in Turchia. Con questo chiudiamo, con un ritardo imperdonabile, ma d'altra parte non potevamo fare diversamente con tutte le notizie che avevamo. Se volete ci vediamo domani alle 7:30. Buona giornata.